Penso che in questo momento siamo in un periodo di transizione fra un modello incredibile. Non lo dico più. Io mi occupo dell'area tecnica di Circularity, mi trovo a visionare dati e quantitativi di materiali di scarto delle varie aziende e a trovare soluzioni per la gestione di questi scarti, soluzioni che vadano a migliorare l'impatto ambientale e o economico di questi scarti per l'azienda. Questo lavoro di ottimizzazione e gestione di scarti aziende non passa solo dall'ufficio, ma è fondamentale andare a vedere perché in un'azienda si crea un determinato scarto e come si crea questo determinato scarto. Questo non si può fare dall'ufficio, non si può fare da casa ed è fondamentale entrare nell'impianto. Quello che solitamente andiamo a fare è, dopo una prima definizione delle linee di intervento, delle strategie possibili per quelle aziende, si entra nell'impianto vero e proprio. Si mette la cuffietta, si mette il camice, scarpa antinfortunistica e si va in giro per l'impianto a vedere dove gli scarti vengono creati. Diciamo che è molto interessante perché ti permette di vedere le aziende dall'interno, vedere come i prodotti che normalmente vedi al supermercato, li vedi come vengono effettivamente realizzati, come vengono prodotti. Ha anche lati negativi, perché ovviamente i rifiuti hanno un buon odore, non sono nelle zone più belle degli impianti e delle aziende sicuramente, quindi magari andare a vedere dei rifiuti sotto il sole a 40 gradi o impianti di depurazione può essere un lato, diciamo, spiacevole, però è comunque avvincente. Allora, i primi due dati che chiediamo sempre a un'azienda quando dobbiamo trovare nuove soluzioni per la gestione degli scarti sono i quantitativi prodotti all'anno e il costo di gestione di questi rifiuti a tonnellata. Partendo da questo siamo in grado sia di capire quanti scarti affliggono l'azienda e qual è l'impatto economico di questi scarti sull'azienda. Dopo si procede con l'analisi più puntuale del rifiuto, quindi si va a vedere la morfologia, di cosa è fatto, quali sono i problemi che ha questo scarto, il colore, la forma, la composizione fisica, la composizione chimica. Fatto questo si prova a capire cosa già l'azienda ha fatto. Da questo poi si va a trovare nuove soluzioni andando a cercare quali sono i circoli virtuosi già che sono in atto nel panorama aziende italiane, oppure si vanno a trovare soluzioni nuove, innovative, basate sulla letteratura scientifica.